I tortelli valligiani, gli scarpinoc de par. Scarpinoc, a dire il vero, sarebbero tradizionali calzature di panno fatte a mano in alta valseriana, ma l'affamato visitatore chieda pure scarpinot de par, senza tema di vedersi mettere sotto il naso un paio di scarpe. Si vedrà servire, al contrario, la specialità di cui parre va giustamente orgogliosa da tempo immemorabile, sino a tutelarla con uno specifico disciplinare di produzione che precisa in ogni dettaglio la ricetta, le materie prime e gli utensili da impiegare, nonché la modalità di messa in commercio, stabilendo inoltre che la denominazione scarpinocci de par è intraducibile e deve essere perciò usata tal quale da chiunque, forestieri compresi, in ogni occasione. Del resto, chi mai si sognerebbe di chiedere un piatto di scarpinotti? Il disciplinare di produzione, a dirla tutta, concede che gli scarpinocci si possono produrre in tutta la provincia di Bergamo, ma se volete gustarli allegramente, recatevi senza indugio a Parre il 29 di giugno, ricorrenza del patrono, San Pietro, o meglio ancora la terza domenica di agosto, partecipando alla festa degli scarpinocci, fatti appositamente a mano dalle massaie sul posto. Altrimenti cercateli in ristoranti e trattorie della zona oppure in qualche gastronomia dei paraggi. Ma badate bene che rechino il marchio di qualità richiesto da disciplinare e garanzia di genuinità e tipicità. Gli scarpinocci de par, detti per la forma betoi, orecchi, nel gai, cioè in gergo dei pastori della Valseriana, sono una sorta di tortelli sostanzialmente vegetariani di leggera pasta all'uovo con burro e latte, piegati in forma di mezzaluna con una caratteristica ammaccatura al centro, ripieni di tanto buon grana grattugiato con pan grattato, burro, latte, uova, aglio, prezzemolo e spezie, l'anice stellata, la cannella, il chiodo di garofano, coriandolo, macis e noce moscata, e sono cotti al dente e serviti asciutti, conditi con burro e salvia, nonché una generosa spolverata di grana. Saporiti, digeribili, aromatici, deliziosi, meglio ancora se assaporati con un sorso di buon Pinot Grigio dell'IGT Bergamasca, intenso di buona persistenza all'olfatto, morbido al palato o Chardonnay dell'Oltrepò, pavese, gradevolmente sapido.